Carattere e condizioni atletiche alle certezze, c'è tuttavia da migliorare con una certa urgenza l'organizzazione difensiva. Altri due gol incassati, 7 nelle ultime 3 gare, quasi un mese senza vittorie. Le criticità riguardano soprattutto il centrocampo, meno la difesa che ha responsabilità relative, soprattutto se, come accade dall'inizio della stagione, non è adeguatamente protetta. Le titubanze, le insicurezze dei centrali sono sempre legate alla mancanza di filtro, perdono i riferimenti e vanno in difficoltà. Contro uno o due trequartisti, una squadra schierata secondo i canoni del 3-4-3 può fare fatica, perché o sale accorciando uno dei centrali di difesa oppure si abbassa in copertura uno dei due centrocampisti. Storicamente le squadre di Auteri hanno avuto sempre due mediani aggressivi. Per caratteristiche Memusciai mantiene poco la posizione perché è più incline ad attaccare lo spazio. Pompetti è un calciatore di grande qualità, è imprescindibile, ha realizzato un gol per bellezza e peso specifico da tramandare ai posteri. Al suo fianco, non ovviamente a Chiavari, causa assenze, sarebbe preferibile un incontrista, l'unico inorganico è Rizzo. Oppure quattro difensori e tre centrocampisti davanti, le soluzioni non mancano per arrivare ad avere maggiore equilibrio. Difficile che Auteri cambi sistema di gioco. La squadra ha una sua fisionomia, non deve snaturarsi, ma qualche accorgimento diventa necessario. Quale? Per esempio un quarto meno offensivo, a destra Cancellotti per Zappella, oppure Frascatore per Nzita sul lato opposto, così da avere in fase di non possesso più densità in mezzo al campo. Chissà, vedremo. Il dato è inoppugnabile, fare gol ai biancazzurri è diventato troppo facile. In totale sono 13, di cui 7 nelle ultime 3 partite, una media che si fa sempre più pesante, di certo non da squadra che vuole primeggiare. Ed ora 3 partite in una settimana, 2 di fila all'Adriatico contro Fermana, sabato alle 17.30 in Modena, martedì 19 alle 21, una in trasferta a Siena sabato 23 ottobre. Ancora ai margini Rizzo, possibilità di recupero per Drudi, tornano Di Gennaro e Diambo. Fermana penultima con 5 punti, da 4 gare in panchina Giancarlo Riolfo, subentrato al dimissionario Domizzi. Sfida che torna all'Adriatico dopo quasi 19 anni, 16 febbraio 2003. Serie C1, 3-1 per i biancazzurri di Ivo Iaconi, che alla guida della Fermana ha vergato pagine storiche, probabilmente irripetibili, esaltante il cammino promozione in B, campionato 98-99, il 26 settembre della stagione successiva, il primo incrocio col Delfino l'Adriatico. La Fermana di Ivo Iaconi gioca un grande primo tempo, Zanini sblocca, pareggio e momentaneo sorpasso firmato da questa doppietta di Massimiliano Fanesi. Nell'intervallo Galeone sorprende tutti, si gioca ai 3 cambi consentiti dal regolamento, fuori Rossi, Sullo e Ruscitti, dentro Palumbo, Allegri e Giacobbo. I biancazzurri ribaltano la situazione, ancora Nicola Zanini, Vincenzo Palumbo, capolavoro per il 4-2 finale di Max Allegri, finta ed esterno destro di altissimo lignaggio.